castello di Quirra. Oltre 260 metri di altezza. La risalita di questo colle per certi aspetti è un poco sfiancante, ma è grazie alla presenza di una vecchia mulattiera che è divenuta un percorso turistico ricco di ciottoli di pietra calcarea, quindi anche compatibili con i neofiti, con quanti non praticano il trekking. Questo sentiero ci consente di raggiungere con una certa facilità il castello di Quirra. Il panorama che è possibile godere da questi oltre 260 metri di altezza è lussureggiante. Il castello fu edificato in condizioni panoramiche di sicurezza ideali. Un castello importantissimo per la storia della Sardegna e dei giudicati. Eccole alcune delle mura del castello, quel che di esse resta del castello di Quirra nel territorio del Sarrabus, a breve distanza dalla bellissima incantevole spiaggia di Murtas e del comune e quindi del paese di Villapuzzo. Un castello importantissimo per la storia della nostra isola di Sardegna. Stavo un poco correndo durante questo tragitto per raggiungere anche lei, la nostra compagna, la nostra amica a quattro zampe, Aria, che quest'oggi ci accompagna alla scoperta di un maniero di grandi storie e vicende. Sì, storie di vita vissuta. Edificato dai giudici di Cagliari nella prima metà del 1200 e occupato dai Pisani sino al 1324, quando fu conquistato dagli Aragonesi per opera di almirante Francisco Carroz, nel 1363 il re di Aragona nominò Berengario Carroz per l'appunto feudatario di questo sito. Quasi dappertutto lungo i sentieri che conducono al castello troviamo
delle spaccature nella roccia che sono delle grotte, delle cavità sotterranee, vedete, profonde, all'interno delle quali ci addentreremo per poter meglio esplorare anche i segreti del sottosuolo. E vedete che dalle foglioline che si muovono, questa caverna ha una sua anima, o perlomeno ha una sua attività, attività carsica, di stalattiti, di stalagmiti che crescono al suo interno, ma anche alla forza del vento che penetra dalle profondità della terra attraversando le stesse, da un ingresso che sta laggiù oltre a questa collina, ci fa pensare che questa caverna attraverso i suoi funicoli è collegata a dei mondi affascinanti, misteriosi, sotterranei per l'appunto, e che degli avventurieri si siano anche spinti nel corso dei secoli per cercare di esplorare non soltanto questi ambienti o questi spazi vuoti, ma cercare le ricchezze che riempivano magari delle sale segrete, parliamo ad esempio dei tesori. Effettivamente qualcosa di strano accade ai piedi del castello, perché vedete, questo ulivastro ultra centenario si presenta quasi spaccato in due o per metà dalla forza del fuoco, quindi di madre natura. Questi non sono i segni di un incendio, ma pensate, è quel che resta di un albero colpito da un fulmine. Nel Medioevo un evento simile sarebbe stato visto quasi come un flagello del demonio, se non di Dio, e come per l'appunto un bruttissimo, temibilissimo presagio. In vostra compagnia ho girato tantissimi castelli di quest'isola fantastica, di quest'isola da sogno, la Sardegna, ma di tutti i castelli, in tutti i castelli nei quali ho per l'appunto toccato col palmo delle mie mani le mura, queste mura sono pressoché perfette. Sono delle mura realizzate intorno al 1200 e guardate, sono state realizzate con della pietra sopra ad un impasto molto simile ad una malta proprio cementizia tenace, a tratti ferrea, dura e sicuramente, lo vedete, duratura. A filo questa parete quanto è perfetta, le pareti sono state anche stuccate e poi queste pareti in particolare appartenevano, scusando il gioco di parole, ad una stanza utilizzata dai castellani. Nel fondo della quale sono andati a convergere durante alle piogge tantissimi cocci calcarei, ma soprattutto cocci di terracotta. Ne vediamo alcuni sul terreno, eccoli, accanto a quelli che sono escrementi delle capre che circolano in zona. Eccolo qua, un altro cuccio che lasciamo al lavoro certamente delicato degli archeologi, degli studiosi, ma questo piazzale del castello, la parte alta del castello, è un vero e proprio scrigno di tesori, al di sotto del quale sicuramente sono presenti dei cocci ma anche dei reperti che nel tempo sono stati, eh beh sì, finanche cercati dai tombaroli, perché il castello di Quirra è un castello leggendario che rivive in alcune leggende, pensate, dove si racconta che la stessa Violante Carroz,
una delle feudatarie di questo castello addirittura andava a tessere su dei telai d'oro con dei fili d'oro, con una sorta di filigrana sarda del periodo medievale, e questi telai sarebbero tutt'oggi custoditi proprio là, nelle viscere della terra e forse in qualche caverna. Lassù, la parte meglio conservata del castello di Quirra o dei Carroz, e qua giù il camino di ronda che collegava il castello ad un'altra struttura, eccola, visibile in questo punto esatto. Un castello che quindi non finisce in quel punto, ma presenta resti murari ed altre strutture da esplorare. Mura su mura, antiche mura di pietra realizzate intorno al 1200 e poi altre mura laggiù, le vedete, che rappresentano un riutilizzo di questo castello quasi ininterrotto nel corso del tempo, nel corso dei secoli. Un castello che, secondo alcuni studiosi, addirittura poggerebbe sui resti di un nuraghe. Mi sono arrampicato sulle mura più alte del castello di Quirra e adesso cercherò di fare a ritroso il nostro viaggio indietro nel tempo e soprattutto nei luoghi della grande storia del Medioevo sardo, che non fu poi un periodo così buio, così oscuro, lo avete visto, un periodo anche di innovazione, certo di grandi novità, ma soprattutto di sperimentazioni di nuove architetture civili, militari, religiose e per l'appunto abitative, come in questo caso. È un castello che ci ha lasciato un poco con l'amaro in bocca per quanto concerne l'esistenza di una torre che non abbiamo individuato, perché quasi tutti i castelli generalmente presentavano per l'appunto delle torri, ma questo, essendo così alto, così possente, vedete, isolato in mezzo ad un territorio bellissimo con un panorama mozzafiato, probabilmente era un castello che di torri non ne aveva proprio bisogno, non se ne sentiva il bisogno. E poi c'è anche un'altra storia che riguarda invece delle battaglie molto temute e molto sentite da quanti popolarono questo sito. Il castello fu assediato varie volte senza essere però mai espugnato. La figura mitica della storia del castello è legato ad una particolare principessa, ad una donna del passato che veniva chiamata Donna Violante Carroz, e che la leggenda addirittura in questo sito la vide, la descrisse come una turpe assassina, come una donna avida, assettata di ricchezze, bramosa di poter diventare presto ricca. Di Donna Violante parlano poche sparute cronache del passato. Su di lei è stato scritto poco, ma quel poco che è stato scritto racconta la storia di una feudataria che era stata battezzata malignamente con il nome della Sanguinaria. Infatti per alcuni si era macchiata di efferati
delitti, in particolare di un omicidio. L'omicidio addirittura del proprio confessore, un parroco, Don Giovanni Castania, parroco di una chiesa denominata di Bonarsili, ma in verità Donna Violante non parrebbe essere stata in passato una donna così malvagia. Pensate che finanziò anche la costruzione proprio della cattedrale di Ales. E su Donna Violante girano tante altre storie, ad esempio che avrebbe fatto sì impiccare il proprio confessore addirittura all'altana di una finestra presso la sua dimora, in questo caso nel territorio di Ales. Ma la figura di Violante rivive anche nella storia del castello de Santumiali a Cagliari, vale a dire del castello di San Michele, un castello appartenuto ai feudatari, per l'appunto ai Carroz, in particolare a Berengario, uno dei personaggi che si era distinto, pensate, per aver addirittura sperimentato con i cannoni, per l'appunto, la robustezza e la possenza delle mura del castello di San Michele a Cagliari. Ma al di là di Berengario Carroz, a noi interessa quest'oggi osservare questo importante maniero, questo castello, che ha una storia a tratti incredibile. Una storia, dicevamo, incredibile perché incisa nelle pietre che, vedete, stanno venendo giù. Il castello addirittura poté resistere ai tentativi di guerra e di assedio, però vediamo che non ha resistito all'incuria del tempo e dell'uomo. Certo, il comune di Villapuzzo ha investito tanto, ha creato dei sentieri, ha dotato questo luogo di nuova cartellonistica, un luogo facilmente raggiungibile in un'area di parcheggio anche presente un sentierino con delle pietre, quelle che state vedendo, posizionate sul terreno, una sorta di vero e proprio selciato solido che consente ai visitatori e non solo agli amanti del trekking o dell'escursione, ma turisti, un turista qualunque, di raggiungersi questo castello menerpicandosi su questo rilievo calcareo roccioso. A breve distanza dal castello sono anche presenti dei singolari nuraghi o nuraghes, come vengono chiamati dai sardi. Di tanto in tanto vedete che la mia cagnolina, che è divenuta la nostra amica a quattro zampe, accompagnatrice, va a scrutare il territorio da un lato all'altro, ad arrampicarsi, presa sicuramente anche dalla voglia anch'essa di esplorare questo luogo, che ha un magnetismo particolare, perché sono anche presenti sotto i nostri piedi delle vie d'acqua, ma per raggiungere le vie d'acqua bisogna per l'appunto esplorare delle grotte. E i castellani qui non avevano però degli approvvigionamenti idrici legati direttamente a degli acquiferi sotterranei, che sono le falde, che sono per l'appunto le vene d'acqua che avrebbero consentito alle guarnigioni, ai cavalieri, a quelli che noi chiameremo militi medievali, di sostare a lungo in questo castello. E per invece conservare l'acqua bisognava aspettare, qualcuno direbbe, Giove pluvio, bisognava attendere un evento atmosferico che avrebbe portato la pioggia, e la stessa pioggia attraverso delle canale di cui il castello è quasi del tutto disseminato, attraverso le canale l'acqua piovana sarebbe entrata in delle cavità nascoste che a breve raggiungeremo. Tra quelle che resta delle antichissime strutture del castello di Quirra, ad oltre 270 metri di altezza su questa vera e propria montagna, incontriamo anche una cisterna sotterranea, una cavità sotterranea che, vedete, è stata realizzata con l'utilizzo del cosiddetto cocciopesto, con degli stucchi che sono stati passati e ripassati più volte sulle pareti di questo ambiente sotterraneo, ma che in realtà era la riserva idrica del castello di Quirra, la riserva idrica della feudataria. E accanto a quella grande riserva idrica troviamo delle altre cisterne che erano voltate a botte. Vedete queste grandi pietre posizionate per creare
una volta d'arco, una cosiddetta volta arcuata, per poter consentire all'acqua di permanere all'interno, per l'appunto, di queste stanze segrete. Abbiamo raggiunto quest'oggi anche il castello di Quirra, a circa 300 metri d'altezza, vedete, su quella moderna strada, sui viadotti che conducono i turisti a visitare le più belle e rinomate località turistiche della Sardegna. Abbiamo raggiunto questo luogo per offrirvi delle emozioni in nostra compagnia e per esplorare, per l'appunto, un castello che non tutti e non tutti i giorni di sicuro possiamo ammirare perché distante dalle nostre principali città sarde. Non mi resta che farvi vedere quel che resta ancora di alcune strutture murarie, avvicinandoci a quella che è una vera e propria cornice al naturale. Guardate che meraviglia, a forma di cuore addirittura, che ci fa osservare in lontananza la zona delle spiagge lontane di Murtas, poco oltre quella che noi chiamiamo la Piana di San Lorenzo e il cosiddetto Salto di Quirra, più conosciuto per delle attività militari dei poligoni. Ma non è questo il caso, non è quest'oggi che approfondiremo questo altro argomento, lo vedremo nel corso di una prossima trasmissione televisiva e non mi resta che darvi la rivederci alla prossima puntata. Ovviamente sempre con noi, sempre nei nostri viaggi, nei castelli della Sardegna, da Marcello Polastri quest'oggi è tutto.